Andrea Roccas, Milano arrampicata, prima delle quattro semifinaliste. Agnese Fiorio, arco climbing, anche lei autrice di un'ottima prestazione. Sofia Belesini e Bea Colli per le Fiamme Ora. Per i maschi, per la maschile, abbiamo Zurloni, Big Walls, Balestrazzi, Daniele, Equilibrium. Marco Rontini del gruppo sportivo dell'Esercito. E Robbiati Luca, Stone Age. Un'ovazione per lui, evidentemente si è portato molti fans. E questi sono i magnifici otto di queste finali della prima tappa di Coppa Italia Speed 2023. Partiranno le femmine. Intanto stavo guardando i personali. Rottini Marco è passato da un personale di 5,68 a un 5,55. Quindi un ottimo tempo. Anche Ponzi Nibio da 6,01 è sceso sotto i 6 secondi. Quindi ottima prova anche per Fiorio Agnese, anche lei scesa sotto il muro degli 8 secondi. Ed ecco, siamo pronti. Per queste prime semifinali andiamo a Andrea Roccas e Agnese Fiorio. Partite, in vantaggio Andrea, 7,55, ottimo tempo per lei, sbaglia Agnese, quindi prima finalista sarà Andrea Roccas, Milano arrampicata, mentre Agnese dovrà gareggerà per il terzo e quarto posto. E ora la volta di Sofia Belesini e Beatrice Colli. Vertical area contro Fiamme Oro Moena. Partite. Commette un errore Sofia. 7,39 a un solo centesimo. Mi pare dal record italiano. Ottima salita di Bea. Chissà che anche lei sull'onda del risultato di Zurloni non voglia riprendersi il record italiano che attualmente è ancora in mano di Giulia Randi per un centesimo.
sicuramente sarà molto avvincente la finale fra Andrea Rocas e Beatrice Colli. Intanto guardiamo questa prima semifinale maschile fra Matteo Zurloni e Daniele Balestrassi. Partiti. 7-23, nuovo record italiano, abbassa ulteriormente il limite. Matteo, tre volte, cinque salite, tre record italiani, non male direi come prestazione. Ed ecco, ed ora un altro scontro molto interessante fra Marco Rontini e Luca Robbiati. Impressionante la costanza che ha raggiunto Matteo nel mantenere certe prestazioni. Partiti. 5,73, 5,76. Peccato per Luca che ha fatto un grave errore all'inizio, poi aveva ripreso con cattiveria, diciamo, la via, facendo un grosso recupero che però non ha finalizzato, arrivando secondo per soli 3 centesimi. Marco forse non si era più visto vicino l'avversario e ha un po' rallentato, cosa da non fare mai in queste situazioni. Sicuramente le ultime tre prese Luca le fa molto più veloci di Marco ancora, e questo gli ha permesso di quello guizzo finale che ormai gli permetteva di vincere. Allora, abbiamo una situazione sia in campo femminile, la finalissima poteva essere prevista, cioè se io avessi fatto una scommessa avrei detto che era o Andrea Rocas e Colli Beatrice come stato, o Andrea Rocas e Giulia Randi, quindi non c'era molto, anche se oggi è stato un ottimo Fiorio come quarta incomodo. In campo maschile nessuno ci sarebbe aspettato una finale. Zurloni sì, ma certamente non Marco Rontini, e neanche un terzo quarto posto fra Daniele Balestrazzi e Luca Robbiati. Quindi una grande stagione speed, partita nella maniera molto promettente, anche perché tutti gli atleti che sono arrivati nei primi quattro non è che hanno avuto regali, hanno fatto tutti degli ottimi tempi e se lo sono meritato. Prime a scontrarsi saranno alla finale per il terzo e quarto posto femminile fra Agnese Fiorio e Sofia Bellesini. Vengono chiamate le due atlete, Agnese Fiorio sul lato sinistro, Sofia Bellesini sul lato destro. È una sfida, due atlete che più o meno si equivalgono come tempi, e quindi sarà incerta fino alla fine.
Partite. E si classifica terza Sofia Bellesini, quarta Agnese Fiorio. Agnese comunque ha fatto un'ottima gara facendo segnare il suo personal record. Vedi? È ora la volta della finale femminile, primo e secondo posto. A sinistra avremo Andrea Rocas e a destra Beatrice Colli. Vediamo se Bea riuscirà a riprendersi il record italiano a distanza di 5 mesi dalla gara in ottobre di Laval. Oggi però qui conta vincere, non conta fare il record. I record passano, invece le vittorie rimangono. Partite. Parte molto bene Bea, nettamente davanti, bravissima Bea. E 7:21, nuovo record italiano, 7:21, nuovo record italiano. Bravissima Beatrice che abbassa di 17 centesimi il precedente record italiano. Ottimo. La cosa mi fa molto ben sperare in vista delle prossime competizioni a livello internazionale a cui Bea dovrà partecipare. Un tempo di tutto rispetto anche in campo mondiale. Passiamo ora alla senior maschile. Finale terzo quarto posto, una finale inedita. A sinistra abbiamo Daniele Balestrazzi, a destra Luca Robbiati. Pronti? Partiti. ...5,59 per Robbiati, 5,72 per Balestrazzi. Bella gara. Terzo posto meritato per Robbiati. Cominciamo ad avere un bel gruppo di ragazzi, tutti vicini al 5, non più sotto il 6, ma ormai sotto al 5,50, che è il nuovo limite ormai. Ed ora la finalissima maschile, Zurloni, Big Walls, Rontini, Centro Sportivo Esercito. Partiti. Parte fortissimo Zurloni. 5,18. 6 salite, 4 record italiani. 6 salite, 4 record italiani. 5,18. Prova di assoluto livello mondiale per Matteo Zurloni. Ottimo anche la prova di Marco Rontini, 5,64, non lontano dal suo record 5,55. Ha avuto qualche esitazione Marco, mentre è devastante la progressione fluida di Zurloni. Ed ora passo la parola a Stanislao Zama, che va a cercare vediamo se riesce a intervistare Zurloni e la Bea, due nuovi
record italiani. Prendi anche la Bea. Ecco, si sta avvicinando alla telecamera Beatrice Colli e quindi passo la parola a Stanislao Zama. Siamo qua con la vincitrice della prima gara di Coppa Italia Speed qua a Big Walls Brugherio, che è iniziato tutto un po' in difficoltà con una falsa partenza, però è finita con una vittoria e un record italiano. Sono super felice di averlo fatto perché era una gara di test e volevo vedere come ero messa, soprattutto perché in allenamento non riesco a dare il massimo, sbaglio oppure sono stanca e non riesco ad arrivare in cima, quindi aver fermato il cronometro a 7:20 mi dà grandissima fiducia per il futuro e per le prossime coppe del mondo. Al top, quindi 7:21, nuovo record italiano, e vedremo il prossimo appuntamento che ti aspetterà, qual è? Faenza, la penultima settimana di aprile, prima di partire per la prima Coppa del Mondo. Molto bene, ti ringraziamo, siamo carichi. E andiamo a recuperare Matteo Furloni, che anche lui ci ha regalato delle emozioni oggi. Prego, puoi metterti alla giusta altezza. Allora, Matteo Burloni, anche lui vincitore della prima tappa di Coppa Italia Speed. Che cosa hai fatto oggi? Sono riuscito a riportare in gara ciò che negli ultimi mesi sono riuscito a ottenere in allenamento. Non era per nulla scontato, però avevo i feeling giusti. Anche la compagnia, il gruppo mi ha caricato e sono riuscito in quello che era il mio intento. Ok, e giusto per informazione, quante volte hai battuto il record italiano durante questa gara? 4 volte. Può darsi, mi sembra accurato come dato. E prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento sarà la Coppa Italia di Faenza. Ok, va bene, sono tutti aggiornati sulle prossime gare che devono fare, questo è importante. E cosa ci diresti? Vincere in casa? Perché questa qui è la tua società, giusto? Sì. Com'è? Caricante? È molto bello, anche perché ci sono le persone che mi vedono allenare, che vedono che mi allenano. L'italiano ogni tanto se ne va. Ti hanno visto allenarti ogni tanto. E comunque vederle attorno mi carica e mi scalda il cuore. Grazie mille e per ora è tutto. Se volete altre interviste scrivetecelo nei commenti della diretta. Ciao!